La nuova puntata della nostra rubrica Segni d'arte è dedicata all'esposizione inaugurata giovedì 18 novembre al Museo del Risorgimento di Torino, Anita e le altre, che propone al visitatore fino al 21 gennaio del prossimo anno una galleria di storie e volti di 20 donne protagoniste del Risorgimento. Un'idea a lungo cullata dal direttore del Museo del Risorgimento Ferruccio Martinotti, che ora, nel bicentenario della nascita della compagna di Giuseppe Garibaldi, ha trovato forma in un allestimento carico di curiosità. In mostra il vero volto di Anita, un olio su carta del pittore Giuseppe Gallino, datato 1845. Non manca la riproduzione autografa di Ricciotti, il secondo figlio di Giuseppe e Anita, che spiega come la miniatura fu fatta eseguire dal padre e sia l'unico vero ritratto della leggendaria donna. Le altre in mostra chi sono? Oltre ad Anita, le protagoniste sono Luisa Sanfelice, Giulia Colbert Falletti di Barolo, Costanza Alfieri d'Azeglio, Cristina Trivulzio di Belgioioso, Olimpia Rossi Savio, Virginia Oldoini Verasis, Contessa di Castiglione, Giuseppa Calcagno e la regina Margherita di Savoia. Donne umili o ricchissime, contadine, giornaliste, banchiere, guerriere e regine, madri e scrittrici, che durante il Risorgimento occuparono spazi pubblici e diedero vita a nuove forme di partecipazione sociale e culturale. Un'attrice protagonista, un personaggio straordinario che, pur essendo nel cono d'ombra di un personaggio ingombrantissimo, lo dico con tutto l'affetto e il rispetto del caso, cioè un signore che faceva di nome come Giuseppe Garibaldi, riesce a ritagliarsi un suo profilo straordinario. Attorno a lei, però, nella consapevolezza che anche l'Ottocento ha saputo generare, non una figura, qualche suo collega nei giorni scorsi in un'intervista mi ha chiesto: ma che immagine esce della donna risorgimentale? E io, la mia risposta è stata veramente, è un po', racchiude il concept di questa mostra. Non esce un'immagine univoca, esce un prisma sfaccettato, un caleidoscopio di immagini dove ci sono diverse donne che giocano la loro parte sul proscenio della storia. Non c'è nessuna che resta a casa di queste nostre 20 amiche, non c'è nessuna che resta a casa a fare la calza mentre fuori dalla finestra succede di tutto. L'idea era di offrire al visitatore questo portfolio, no, sul quale io ho voluto accendere la spotlight. Loro c'erano, sarebbe ingiusto, ingeneroso dire ma la grande storia l'hanno fatta gli altri. Certo, c'è un Pantheon, nominavamo Garibaldi, c'è un Pantheon di personaggi maschili che è clamoroso, no? I Cavour, i Mazzini, il re Vittorio Emanuele II, i D'Azeglio, cioè, però ripeto, sarebbe ingeneroso confrontarle e quindi sminuirle per quello. Loro hanno fatto la loro parte. Siccome la storia, l'io narrante della storia, è quasi sempre maschile e spesso anche maschilista, io ho detto raccontiamo anche cosa hanno fatto queste signore.